Tre segni che sei in una relazione tossica. Andiamo al dunque, dissertiamo questo argomento, capiamo più o meno di che cosa stiamo per parlare. Allora, ci sono tre segni che possono farti capire più o meno che sei in una relazione tossica, ma in generale, al di là dei miei capelli che sono un po' tossici, prima di dirtelo, vorrei ricordarti sempre che trovi il mio libro su Amazon.com, ne usciranno altri in the future, trovi ovviamente cercando il mio nome e cognome. E ovviamente puoi prenotare delle consulenze private al link in bio, in caso, oh, sto facendo pescare tutto, in caso tu ne avessi bisogno, puoi trovare delle consulenze al link in bio. Ok, allora vediamo un attimo questi tre segni che ho deciso di dissertare proprio per te. Il primo segno sono praticamente i litigi, ovvero quando sei all'interno di una relazione, in generale, cosa succede? Litigate, quindi sicuramente arriverete al punto in cui ci saranno dei momenti di litigio, ci saranno dei momenti dove avrete delle discussioni, ma cosa fa in questi litigi? Quindi guarda un attimo il litigio, cosa succede mentre voi litigate? Se cerca di farti male e non di risolvere la situazione, la relazione in generale, hai già avuto la tua risposta. Cioè, una persona che all'interno di una relazione inizia a litigare con te e il litigio non è costruttivo, sta dicendo: guarda che a me non me ne frega un cavolo di riuscire a creare qualcosa di funzionale con te, qualcosa di positivo. A me interessa soltanto farti male, soltanto speculare su di te in modo tale che io possa avere poi il sopravvento, in modo tale che io poi possa avere una situazione e condizione di ragione e attraverso quella poi sentirmi meglio, sentirmi più soddisfatto con me stesso. Ecco, questa cosa è un grosso segno tossico. Inoltre, questa persona appunto che si rapporta a te in questo modo ti sta dicendo: guarda, io non sono in grado di comunicare, non sono in grado di creare qualcosa di funzionale. E tu dovresti di contrasto dirgli: ok, cosa possiamo fare? Ho notato questo, ti va se facciamo questo, quello e quell'altro? Se la persona continua, perché mamma mia, continuano, ho avuto esperienze purtroppo, a mio avviso, a mio triste avviso, ravviso, di questo tipo, non puoi fare un cavolo per non dire nient'altro, puoi soltanto, non puoi fare un cazzo, ok? Non puoi fare un cazzo, puoi solo lasciare passare al prossimo. Let's get to the next one. La seconda. Ti mostra molto amore quando stai soffrendo. Ovviamente che significa questo? Proprio perché si rifà al litigio, quello che succede è che dice: prima ti faccio male, prima ti faccio sentire male, ti faccio stare di merda, e dopo applico un atteggiamento quasi schizofrenico dove mi metto lì, mi preoccupo per te, dico: oh mio Dio, mi dispiace che sei stata male, mi dispiace per questo, mi dispiace per quell'altro, ma come, ma no, ma cosa ho detto? No, non te lo dico più, ti chiedo scusa, qui, lì, destra, sinistra. Ecco, tutte queste cose, tutti questi atteggiamenti, eccetera, sono atteggiamenti tossici, manipolatori, sono atteggiamenti bipolari. Lascia stare queste persone. Se ti dimostra amore quando stai soffrendo, non accondiscendere al fatto che ti stia dimostrando amore. Gioca leva su quello, fai ripicca su quello, non stare alle sue dimostrazioni d'amore. Piuttosto fallo sentire ancora peggio, ok? Almeno così è il minimo che puoi fare per autodifenderti, per difenderti, autodifenderti. Ultimo punto, il terzo punto fondamentale, ti rende la causa di tutti i vostri mali, cioè che cosa sta facendo? Ti accusa di ogni cosa, quando litigate, quindi quando poi ti farà, ovviamente ti dimostrerà amore durante il litigio, dopo alla fine dirà: beh, guarda, è stata colpa tua, è successo questo è successo a causa tua, perché c'è stato questo problema, comunque vedi che alla fine per causa tua è successo questo, vedi che litighiamo sempre per colpa tua, la prossima volta cerca di star meglio, cerca di essere più tranquillo, eccetera. Chiaramente se te lo dici una volta su 10, cazzo, cioè forse sono io che mi incavolo e il problema sono io. Se invece te lo dici una volta ogni 2 o 2 su 2 o 10 8 volte su 10, 9 su 10, 7 su 10, è una persona che ti sta rendendo causa dei mali e di conseguenza sta cercando di manipolarti in parte. Il fatto che stia cercando di manipolarti sta creando una situazione, una condizione disfunzionale all'interno della vostra relazione, quindi fai un po' tu le dovute valutazioni, scerissima, eh? Scerissima, carissima e carissimo, tra l'altro, scerissimo, perché questi segnali non sono soltanto rivolti al sesso femminile, ma sono rivolti anche al sesso maschile, perché anche le donne si pongono con atteggiamenti tossici, anche gli uomini, tutti e due, cioè non è che ci sono persone che sono magari potenzialmente meno tossiche di altro perché appartengono a un certo tipo di genere, maschile, femminile o quello che sia. Però
Queste cose le fanno tutti. Se fai parte del genere umano, allora è probabile che tu faccia queste cose. È probabile che tu abbia questo tipo di atteggiamenti nocivi e tossici nei confronti delle persone. Perciò, di conseguenza, evita come la peste queste cose. Evita come la peste questi atteggiamenti perché questi atteggiamenti sono atteggiamenti che creano disfunzione forte. Io sono Federico Picchianti, ti ringrazio di essere stato qui. Ti ricordo che su Amazon.com trovi tutti i miei libri scrivendo il mio nome e cognome, nombre e surnombre, come si disse. E ti ricordo sempre che per consulenze private, video esclusivi di manipolazione e seduzione politicamente scorretti, trovi il link in bio. Clicca, le consulenze private sotto, c'è un link che ti apre, ti fa vedere i vari link che ci sono. Per i video seduzione, manipolazioni, risposte private, consulenze private, eccetera. Noi ci sentiamo al prossimo, iscriviti al canale, clicca campanella, see you later on.